Oh, bene, ecco, eccomi qua, benvenuti a casa mia, io sono Giorgio Ghisolfi, questo da un po' di anni è il mio studio, oggi è Pasqua, come dice il detto, Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, io passo qualche minuto con voi. Allora, vi faccio fare un tour panoramico veloce di questa stanza, adesso vengo a prendervi, eccoci qua e insieme ci avviamo. Quello che vedete qui è la mia postazione di lavoro per quando insegno online e quando scrivo. Qua in primo piano c'è una bellissima Anita Ekberg di Libero Gozzini e più sotto ho trovato alcuni badge di partecipazione al Festival di Annecy e vedete c'è questo forse. Ecco, ci sono anche le firme di Mark Davis, uno dei famosi Nine Old Men di Disney, e di Harold Whittaker, che è stato l'animatore di Alice in Bachelor. Qui c'è un Batman che esprime tutta la sua aria gotica, ma la cosa interessante è che il piedistallo è in realtà una scatola per le bobine di pellicola. Me l'ha regalata Luciano Marzetti. Dentro ci sono nuclei con pellicola, con varie cose. Dietro di me c'è una delle mie Polaroid manipolate e ingrandite, questa volta luminoso, con un finto effetto 3D. Quando si arriva al centro l'immagine è a fuoco. Passando dall'altra parte della scrivania, là c'è una mensola con una mia scultura. Questo è un tavolo da disegno fatto a Leggio, utilizzato da me e dai miei colleghi come Walter Cavazzotti, Michel Fusellier, Giovanni Ferrari. Molto pratico, portatile, che abbiamo utilizzato per molti anni, questi e altri tavoli simili, e che è stato sostituito con il disco che si usa nell'ambiente anglosassone solamente negli anni 90. Qui c'è una vetrinetta con un po' di personaggi selezionati. Io non sono un amico delle statuette, però qualcuna mi piace. E qua c'è Napoleone. Napoleone non è un personaggio a cartone, non è un personaggio del fumetto. Però questa statuetta mi ricorda una delle mie prime animazioni. Nell'83 ho fatto un flipbook che si intitola appunto Napoleone. E è stata una delle mie prime cose. Ecco, questa è la postazione dove lavoro. Qua ci sono un po' di strumenti di antiquariato dell'animazione, una serie di registri che a Roma vengono dette reggette, in metallo, in plastica, vari colori. In breve, ha fatto mio padre questi registri per me. E poi ho un pacchetto di schizzi con dentro varie cose, i formati cinematografici che si usavano. Questo è il CinemaScope, l'Academy che abbiamo usato per i film di Maurizio Nichetti Volere Volare. Qui abbiamo anche un lavoro dell'84, Enichem. Questo è un film che ha fatto storia, basato sui viaggi di Gulliver, uno spot pubblicitario che feci con la Mix Film di Carloni, Molazzani e Spikic. E qua c'è invece il personaggio con la prima inquadratura, che è una mia animazione. Questi sono proprio gli acetati. Eccolo qua, questa era una delle primissime scene. Questo è un rotoscopio fatto da Molazzani. Ecco, e poi, oltre a questo, a ritroso nel tempo, ecco, uno dei miei primissimi lavori da intercalatore, Pagine Gialle, uno spot pubblicitario diretto da Michel Fuselier e Giovanni Ferrari, animato da loro due con la matita viola, tutto in soggettiva. Qua ci sono altre animazioni che ho fatto ancora con Walter e con Giovanni. Io avevo iniziato intercalando le animazioni per Rai. Queste sono varie pose del personaggi americani che in Italia erano stati ridisegnati da Walter Cavazzuti per lo studio Orti. Qua c'è una mia animazione di una pantera che corre. Queste sono fotocopie dell'animazione e queste fotocopie sono state fatte su una carta intestata di Michel Fuselier, Studio Inc. Era l'epoca in cui Studio Inc. si era sciolto da poco. E poi sotto cosa c'è ancora? Ecco, Girella, questa è una produzione degli anni 2000, questo è un foglio colonna che serviva per l'abbattitura della colonna. E qua invece c'è il foglio macchina. Insomma, siamo nel pieno del mondo analogico di una volta, il foglio macchina, consegnato l'azione, fotogrammi e movimenti di macchina. Questa è una scena evidentemente molto semplice. Qualche schizzo di personaggio con una scala di animazione, studio di scenografie. Oltre a questo ho un armadio che anziché essere pieno di vestiti è pieno di libri, una piccola parte delle tre pareti di libri che ho.
e idem scatoloni pieni di fumetti, scatoloni pieni di disegni, materiali vari. Ecco, questa breve panoramica del mio studio è finita. Grazie per la visita. Speriamo di rivederci presto fuori di casa, magari ad un festival a mostrare i nostri film, oppure ad un aperitivo, a scambiarci le nostre opinioni, oppure ancora, chissà, magari alla presentazione di uno dei miei libri. A tutti gli amici dell'animazione di Asifa, un caro saluto e buon lavoro. Ciao!